Buonasera a tutti e bentrovati con il nostro TG Sport. Si è aperta quest'oggi la settima giornata di campionato. Allora andiamo a vedere la grafica insieme con la prima partita che si è conclusa, quella fra Lecce e Napoli, la vittoria del Napoli per 4-0. In corso invece al momento dell'intervallo Milan-Lazio, al momento il risultato di 0-0. Questa sera Salernitana-Inter, mentre aprirà la giornata di domani il lunch match tra Bologna e Empoli, a seguire Udinese Genoa, Roma, Frosinone, Atalanta, Juventus e infine le tre gare che si andranno a disputare lunedì: Sassuolo Monza, Torino Hellas Verona e Fiorentina Cagliari. Udinese che dunque si prepara ad affrontare in casa domani alle ore 15 il Genoa, una sfida delicata dove importante è la vittoria, e come di consueto il mister ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Sentiamo cosa ha detto allora Andrea Sottil, in particolare riguardo alla squadra che incontrerà in campo e alle formazioni. Genoa è una squadra in grande salute, una squadra forte, competitiva, allenata bene, che sta attraversando un momento di euforia di prestazione, di risultati, quindi noi dobbiamo stare assolutamente con le antenne molto dritte, perché arriverà sicuramente, secondo me, lo possiamo dire tranquillamente, una delle squadre più in forma del nostro campionato. Quindi ne prendiamo atto e dobbiamo essere pronti a fare una partita importante. Per quanto riguarda le rotazioni che sono necessarie quando ci sono tre partite in una settimana, in alcuni ruoli ovviamente non ne hai tanta possibilità. Quello che ci ha incuriosito, visto che lo hai anche detto nella gerarchia di ruoli che piace fare a Pagero, alla fine l'abbiamo visto a Napoli chiudere in cabina di regia, è un'opzione che è valutabile anche dall'inizio. Chiaro che lì c'è un giocatore come Wallace che non sta magari nel suo miglior momento, però è qualcosa che ti stuzzica, diciamo, non se lo farai o meno. Ma le rotazioni non sono obbligatorie, quindi diciamo che le valutazioni che faccio sempre sono le valutazioni per mettere la squadra migliore, come di regola faccio, per questo tipo di partita. Contro questo tipo di avversario, quindi sono tutte valutazioni che faccio sempre. In qualche ruolo non ho tanta possibilità di cambiare, anche se ritorna a disposizione Cabasele, quindi recuperiamo comunque un difensore importante, esperto, affidabile, l'ha già dimostrato con le sue partite, con le sue prestazioni. E come sempre in grande serenità, anche se la formazione è ben definita nella mia testa, quindi credo che domani scenda, secondo me, inizialmente l'11 più adatto per affrontare il Genoa. E dunque si è concentrato anche sull'11 titolare il mister Andrea Sottil, mentre vi proponiamo in sovraimpressione la grafica della probabile formazione. Ma andiamo ad approfondire l'argomento nel servizio. Partita complicata, partita che può valere una stagione, quella che si giocherà tra Udinese e Genoa al nuovo Blue Energy Stadium, che inaugurerà questa denominazione proprio nella gara contro il Grifone. Partita difficile, partita che però l'Udinese non può non vincere per togliersi da una situazione di classifica difficile. E allora Sottil sceglierà la miglior formazione possibile, occhio però a qualche cambiamento. Partiamo dalla porta dove gioca Silvestri, in difesa Perez, Biole, Christensen, favorito su Cabasele, che è recuperato ma non ancora al 100%. A destra gioca Ebosele, a sinistra Camara, in netto vantaggio su Zemura. In mezzo occhio al ballottaggio tra Pagero e Wallace, con l'argentino che potrebbe giocare da titolare da vertice basso al posto del brasiliano che non sta convincendo in questo avvio di stagione. Sulle mezze ali torna Samardžić, titolare dopo la panchina e dopo l'Eurogol di Napoli. Dall'altra parte confermato Lovric, davanti occhio al ballottaggio tra Thauvin e Pereira, con il francese in vantaggio ma occhio alla Tucu. Prima punta invece gioca ancora Lucca. Nella Genoa, con qualche infortunato, manca Badel, manca anche Strootman, e allora a centrocampo Kutlu, Frendrup e Torsby
con nei 5 a destra dovrebbe esserci Martin e a sinistra Maturro, perché dietro Dragusin, Bani e non Sabelli, che forse non è in grado di giocare, ma Vasquez davanti invece sì, ok, scalpitano Messias e Malinowski, ma Gilardino dovrebbe puntare ovviamente ancora su Gudmundsson e Retegui. E domani, prima del fischio d'inizio della gara tra Udinese e Genoa, ci sarà previsto un minuto di silenzio in ricordo della tragedia del Vajont avvenuto la sera del 9 ottobre del 1963, nella quale persero la vita quasi 2000 persone. Il raccoglimento sarà anticipato dalla proiezione sui maxi schermi di alcune foto dell'epoca e della squadra di calcio del Longarone di quella stagione. È prevista la lettura di alcune lettere da parte dei rappresentanti del gruppo Memoria Calciatori Longaroni, Longarone 1962-63, Franco De Biasio, Franco Fattori, Luca Giurato, introdotta dal sindaco di Longarone, presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, affinché quanto accaduto non venga mai dimenticato. In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, che si è concentrato sulla partita di domani, ma si è anche detto euforico dopo la vittoria della sua squadra contro la Roma. Ma l'euforia è quello che ci dobbiamo portare dentro sempre, soprattutto dopo le vittorie come è successo l'altra sera, è energia positiva che dobbiamo avere, che dobbiamo portarci domani a Udine. È normale che giocare dopo 2 giorni, abbiamo la necessità di un recupero veloce di energie mentali e fisiche. C'è la volontà di andare a fare la partita a Udine, sappiamo che è una squadra che in questo momento sta attraversando un momento di difficoltà, ma non rispecchia la posizione in classifica che è in questo momento, per le caratteristiche tecniche, per le caratteristiche fisiche, per la bravura dell'allenatore, per la storia che ha l'Udinese nel campionato di Serie A. Quindi siamo coscienti di questa cosa, ma sappiamo anche da parte nostra di andare ad affrontare una partita che deve essere una partita che la dobbiamo affrontare in un modo feroce, dal primo minuto all'ultimo. Vince di nuovo la Primavera dopo la vittoria in campionato contro il Cittadella e la vittoria in Coppa Italia contro il Venezia. È arrivata anche un altro successo quest'oggi per la formazione di Igor Bubnic, che vince 2-1 sul Renate. Vediamo com'è andata allora con la sintesi. Si comincia, primo pallone per il Renate che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Il rilancio adesso dell'Udinese a cercare la corsa di Asante, che a campo non lo tiene Mariani. Asante fuori, l'ha messa fuori Asante. Traiettoria che verrà battuta con il destro, quindi pericolosa a rientrare verso la porta. Palla morbida e c'è il colpo di testa di Barbaro, numero di Bozza. Palla da una parte, lui dall'altra, cross dentro per Diawara che non ci arriva, la palla arriva di Lazzaro che si ferma, poi forse esagera un po', riesce a tenerla comunque ancora in campo. Giocatona di Asante. Diawara si muove centralmente. Asante allora ha spazio per andare da solo, va da Baricchio che mette una ottima palla per Barbaro, l'uscita puntuale di Bragotto. Occhio a Bozza che prova a entrare in area, sul pallone l'intervento e poi la rete di Diawara. Eccolo qua, il pallone sporco. Eccolo qua l'istinto da bomber vero di Diawara. Zunec. Prova Baricchio a muoversi, forse c'è fallo, si gioca Lazzaro, bello il traversone e c'è la rete. Questa è una grande azione di Asante che fa 3 su 3, capriola, e a giudicare dall'esultanza sta bene Asante. Pronto Asante con il destro, che parata di Bragotto, ma dove è andato a prenderla? Corner per il Renate col sinistro a rientrare, la palla dentro e c'è il gol, e c'è il gol. E allora rinvia ancora più su De Crescenzo. Russo, grande giocata per Bonin, che è partito oltre la linea
di metà campo. Bonin scappa in campo aperto. Bonin. Calcia! Che parata di Bragotto. Prova a tenerla Pellegrino. Finisce qua. Dopo 96 minuti e 30 secondi vince l'Udinese. Sta per iniziare il campionato di Serie A2 della Pallaspicchi. Ad aprire le danze sarà Cividale che affronta Verona. Trieste sarà impegnata contro Orzi Nuovi, mentre lunga trasferta per l'APU Old Wild West che affronterà Nardò. Sentiamo allora le parole di Michele Daross in vista di questo primo impegno di campionato. Le sensazioni sono sicuramente positive, abbiamo lavorato molto bene, stiamo lavorando molto bene sin dall'inizio dell'anno, stiamo recuperando anche tutti gli effettivi, è molto importante per noi avere la squadra al completo, lavorare con la squadra al completo durante la settimana e avere a disposizione tutti i giocatori. La squadra che affronterete domani ha cambiato molti elementi rispetto alla passata stagione, è una formazione però quella pugliese che in questi anni si è affermata e ha sempre puntato tanto sulle proprie prestazioni offensive, soprattutto di fronte al proprio pubblico. Sicuramente sono una squadra che vive di prestanza offensiva, ci ho giocato contro gli scorsi playoff, anche se come hai detto giustamente molto del roster è cambiato, ma i giocatori principali sono rimasti, gli interpreti principali sono rimasti gli stessi, hanno uno tra i migliori, se non probabilmente il miglior realizzatore, hanno un centro italiano di sostanza, di caratura e poi una serie di giocatori veramente atleticamente, offensivamente importanti. Quali obiettivi siete prefissati per questo primo impegno prima di fare il ritorno al Carnera? La prima di campionato è sempre una partita molto, molto scomoda, molto strana, specialmente se si va a giocare, se si va ad affrontare la trasferta più lunga della stagione. E il campo di Nardò è un campo comunque difficile che si può accendere sotto le sfuriate offensive dei propri giocatori. È anche un campo caldo, come ho provato sulla mia pelle. Quindi vogliamo affrontare la partita nella maniera più seria possibile, più professionale possibile, mettendo in campo quello che stiamo provando a fare durante la settimana. Vogliamo imporre le nostre qualità piuttosto che farci schiacciare dalle loro, ed è la prima partita di ufficiale che conta con dei punti in palio e abbiamo assolutamente bisogno di iniziare con un bottino ricco. Ma ancora prima dell'APU a scendere in campo sarà la Web Gesteco Cividale che affronterà Verona. Allora sentiamo un mix di voci dei protagonisti. La squadra sta bene, siamo in buone condizioni, abbiamo lavorato tutto il campionato, consci della forza degli avversari, che è notevole, però anche con la giusta ambizione. L'inizio è sempre un terno all'otto, non sappiamo cosa troveremo, perché il campionato è una cosa molto diversa dal precampionato e vedremo di essere pronti. Qui c'è presente anche Matteo Berti, che finalmente si è rimesso a disposizione, ovviamente non può essere ancora al meglio, però è un elemento che può essere utile già nella prima partita. Assolutamente sì, ha fatto una settimana di allenamento al completo, quindi ci contiamo sicuramente. Un'ultima è sul pubblico, che domani accorrerà numeroso, 1600 abbonamenti, il solito grande affetto. Sì, ormai il pubblico per noi è una certezza, loro non sbaglieranno di sicuro. E cercheremo di essere degni di questa cornice splendida che abbiamo sempre. Allora, quindi ce l'hai detto, sei rientrato in gruppo finalmente, quindi sei pronto anche al tuo esordio, la marea gialla l'hai conosciuta da fuori e sei pronto adesso anche a farla un po' esaltare con le tue giocate. Speriamo di sì, io sono prontissimo, non vedo l'ora di iniziare a giocare, 100% come dico non sarò ancora, però non vedo l'ora appunto di poter esprimere me stesso insomma all'interno del campo. Ci fermiamo qui con lo sport, è tutto per questa sera, come sempre grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi.